Oltre 3 anni di lavoro, 1.800.000 documenti completamente digitalizzati. È il lavoro che ha portato alla dematerializzazione dell'archivio storico della stampa, realizzato dal CSI Piemonte in collaborazione con la Biblioteca Digitale dell'Informazione Giornalistica. L'archivio della stampa è il primo esempio italiano. C'è il Corriere della Sera che ha iniziato un'operazione simile sul suo archivio storico, ma ci sono tutte informazioni di questo tipo che possono essere estratte da tantissimi altri fondi, quelli che a me piace chiamarli giacimenti culturali. L'informatica è al servizio dell'umanità e quindi l'umanità si informa, lavora, comunica, patisce, ama, e quindi tutto quello che va alla velocità della luce e non perde un pezzo mai è un'opportunità per tutto, quindi cultura e anche lavoro. L'archivio digitale della stampa è un progetto unico in Italia e primo passo concreto verso la dematerializzazione cartacea, un'opera su cui il CSI è impegnato fortemente anche nella pubblica amministrazione. CSI Piemonte è il braccio operativo della pubblica amministrazione piemontese anche su questo tema, e quindi la dematerializzazione, il recupero di tutto il patrimonio documentale che ha valore legale, storico e culturale, il suo recupero, la sua catalogazione intelligente, la sua digitalizzazione e soprattutto poi, e questa è la nuova frontiera, la messa in condivisione di questo enorme patrimonio e quindi l'apertura e l'accesso libero da parte del cittadino.